Calcio 5 Serie C1, la quinta giornata vede sfidarsi Granata di CDA 2023 contro Gruppo Bea, punti importanti in palio per migliorare la classifica. Grande giocata nello stretto da parte di Galeone, che semina il panico e sblocca il risultato dopo solo un minuto. Buona uscita da parte di CDA. Pallone imbucato dentro per Scarano, che lavora col mancino, tiro deviato e pareggio immediato da parte di Granata, con la giocata da parte di Scarano che passa sotto le gambe dell'avversario. Galeone lotta anche da terra, si rialza sempre in azione solitaria, va col mancino, gol meraviglioso, imprendibile, ripartenza Mirko Galeone che non passa nell'uno contro uno, poi Cocci di fisico se la va a riprendere, finta il tiro, calcia adesso col mancino, Napolitano, parata sicura. Badi batte la rimessa, già messa in moto Galeone, ancora col mancino all'incrocio dei pali, fermatelo Mirko Galeone, tripletta in 7 minuti, trova spazio sull'altra fascia con Cedegno che gliela restituisce, Raschitelli si prende la corsia centrale, tira con deviazione. Cocci raccoglie fuori dall'area di rigore, trova lo spazio in mezzo a un bosco di gambe, non la vede partire Napolitano, il gol del 4-1 di Gruppo Bea. Giordani a calciare. L'ottima palla da parte di Giordani al limite dell'area di rigore, si presenta Marino che cerca l'angolo e non lo trova per poco. Sedegno a calciare col piede, Napolitano, gran risposta. Imposta il 4 che fa passare per Giordani, tiro deviato, ci riprova una seconda volta. Sempre la deviazione di Cocci, palla che esce non lontana dall'angolino. Galeone chiude il triangolo, poi spacca il palo con un destro fortissimo. Ottimo aggancio da parte di Girardi, poi la girata da parte di Scarano. Con rapidità CD arriva in area di rigore, sono bastati due passaggi, poi tutta la classe del numero 17. Badi con un po' di libertà, stop e calcia, scelto di andare col mancino. Tura difensiva da parte di Giordani, che recupera palla e fa ripartire anche l'azione di CDA. È un 2 contro 1, prova a concluderla lui, Mandalato, che permette a Badi e Cocci di minacciare ancora col destro da parte del numero 47, che poi se la ritrova ancora lì, e questa volta sì, che riesce a sfondare il muro di CDA. E non c'è più tempo, vince Gruppo Bea, che rifila la manita CDA. Con questi 3 punti sale a 6 in campionato. Con Mirko Galeone di Gruppo Bea, Mirko, arrivati 3 punti importanti, anche perché voi avete un po' di partite da recuperare, quindi è importante anche trovare continuità e dare anche un volto simpatico alla classifica. Sì, esatto, erano 3 punti importanti per andare avanti. Adesso abbiamo qualche partita da recuperare, cerchiamo di riavvicinarci verso il gruppo iniziale e poi piano piano abbiamo tanti ragazzi nuovi, stiamo ancora carburando, diciamo così. Per quanto riguarda la partita di oggi, siete partiti a 100 all'ora, tu soprattutto nei primi 7 minuti hai dato spettacolo, poi avete gestito un po' la situazione. Sì, e poi essendo le prime partite, per me è stata la prima oggi, quindi fiato deve ancora arrivare per durare tutta la partita. Complimenti, man of the match di questa partita, in bocca al lupo per il continuo. Grazie.